Non basta al Montevarchi una ripresa generosa, il Figline coglie un ottimo pari al Brilliperi nel derby che torna dopo 4 anni. Ma il clima al Brilliperi è di cordoglio e partecipazione al dolore in avvio. Minuto di silenzio per ricordare il piccolo Lorenzo Vanzi, vittima del terribile incidente di metà settimana nel tratto urbano di via Chiantigiana mercoledì scorso, poi la morte del piccolo di 10 anni l'indomani. Si sono tenuti i funerali nella mattinata durante i quali è stato proclamato il lutto cittadino. Maxi Striscione sulla curva sud, Vasco Farolfi, sempre sensibili i tifosi. Ciao Lorenzo con il numero 4 che portava il giovanissimo centauro del motoclub Brilliperi in gara. Ricordato anche Fabio Fiorentini, il vicepresidente del comitato FIGC di Pisa, nel minuto di raccoglimento in un silenzio irreale. La settimana delle polemiche e della maxi squalifica di Sorbini per 5 mesi sfocia nel match. Stop anche per Rigucci che guarda la partita dalla gradinata, 2 turni per lui. Manca anche il bomber Salvatore Pica, punto di riferimento dell'attacco degli uomini di Alessio Coccolini. Aquila in silenzio stampa, pubblico in silenzio per buona parte del primo tempo, dirige l'estra regionale dalla piccola di Trento. Subito in avvio si fa vivo il Figline al nono sull'angolo del numero 9 Angelotti, colpo di testa di Scoscini, accarezza il pallone, la traversa, pericolo per l'Aquila che reagisce al decimo l'angolo dei rossoblù dopo carambola sull'incursione di Dati, non ha esito il tiro dalla bandierina al 17. Una delle rare opportunità nelle quali si vede Gabriele Vange, uno dei tanti ex, scalda le mani a Scarpelli che prepara la sua giornata speciale. 25esimo, non sfrutta l'errore di Lampignano Valcareggi, il giovanissimo si trova a tu per tu con un difensore e non riesce a servire in mezzo Angelotti, era un'ottima chance per i figlinesi. In avvio di ripresa l'Aquila pigia sull'acceleratore, si rintana il Figline ma lo farà sempre con un certo ordine e poi con un super portiere. Al decimo sugli sviluppi dell'angolo la puntata di Bartolozzi che esalta Scarpelli. Tra il 23esimo e il 25esimo 3 opportunità Aquila, cross di Corsi non arriva Vangi. Pochi secondi e Scarpelli dice no al piattone di Ferri, quasi un rigore in movimento. E al 25esimo il gran tiro di Mannella con Scarpelli a fare gli straordinari ancora in corner. Al 31esimo è vicinissimo al gol il Montevarchi, testa di Ferri, anche il nuovo entrato Sanni è lì ma in agguato, pronto come un giaguaro. C'è Scarpelli a negare il vantaggio al Montevarchi, per poco al 93esimo non ci scappa la beffa per gli aquilotti, Mazzanti si trova in area, buona opportunità, cincischia un po', la partita finisce sullo 0-0, un punto che soddisfa di sicuro più gli ospiti, la formazione figlinese, Montevarchi che si allontana dal vertice della classifica.